Prosegue il nostro investimento sulle aree verdi, sui parchi del territorio del Comune di Bagnarripoli. Questa è l'ennesima dimostrazione che stiamo cercando davvero di cambiare volto, in modo particolare alle nostre frazioni, in questo caso a Grassina, che sta vedendo nel giro di soltanto un anno, poco più, la realizzazione di due nuovi parchi. Il parco giochi prima nella zona della Casa del Popolo di Grassina e adesso questo nuovo parco urbano lungo la ciclabile tra il Ponte della Rampa e l'area di San Michele a Tegolare, l'area del Circolo Oatly. Qui nascerà un grande polmone verde, un parco urbano vivibile da famiglie, da cittadini di tutte le età, un luogo dove potrà essere fatto anche un po' di sport all'aperto, ma soprattutto un luogo dove vivere al meglio le aree verdi che ci sono a Grassina. Un investimento importante da 300.000 euro finanziato dal governo nell'ambito del bando periferie, e questo insieme agli altri interventi darà sicuramente grande qualità, grande riqualificazione urbana, ma anche grande qualità del vivere in questa frazione del comune di Bagnarripoli, a Grassina, che per anni ha subito in qualche modo una serie di costruzioni, di realizzazioni, di edificazioni. Noi oggi stiamo cercando di mettere invece, di dare, risaltare e dare maggior valore a quelli che sono i luoghi di socialità a partire dalle aree verdi, dai nostri parchi.